cortesemente accolta dal Presidente Acidini, e devo ringraziare anche il mio Presidente Evi Canelli come appunto Presidente della classe di Storia dell'Arte. E vedo davvero tanta gente, si dire che Cosimo Rosselli ha trascinato, anche perché, insomma, come diceva Vasari, aveva anche una maniera tutta particolare, chissà poi se vero, di attrarre ovviamente le committenze e quindi anche il pubblico. Io sono quattro fogli, ma di questi sono soltanto alcuni estratti, perché penso che il manoscritto delle ricordanze di Nelly Di Bicci, su cui io vivo di rendita da 50 anni, sia di indiscutibile utilità, ovviamente, per la conoscenza di questa bottega, bottega attivissima, che parte dal nonno Lorenzo, prosegue il figlio Bicci e finisce col nipote, appunto, Neri. Poi i suoi figlioli faranno altre scelte, ovviamente. Non soltanto, è la conoscenza anche di come si svolge la bottega, quindi ha anche delle implicazioni di tipo socio-economico, per così dire, e quelle poi domestiche con tutti gli accadimenti in famiglia. Ebbene, anche Cosimo Rosselli, di cui abbiamo notizie fin dalle prime parti del manoscritto, e aveva svolto la sua prima esperienza di allievo, o per meglio dire di garzone, nella bottega di Neri. Ma non era soltanto lui che magari aiutava nelle pratiche della pittura, ma da queste pagine così si comprende come fosse anche un personaggio di fiducia, una specie di corriere addirittura di Neri Di Bicci. E infatti gli vengono così assegnati anche certi compiti. E in attesa di sentire veramente gli interventi di veri specialisti, no? Di chi vi parla, vediamo un pochino, ecco, come si è svolta perlomeno la prima parte di attività di Cosimo Rosselli nella bottega di Neri. La prima menzione la troviamo a carta 2 recto del manoscritto alla data del 4 maggio 1453. Quindi è probabile che Cosimo si trovasse già da prima nella bottega di Neri. E proprio in tal giorno Cosimo viene inviato dal pittore da un certo Tano Legnaiolo a restituire 3 piani da vetro e a una data non indicata, probabilmente un po' più tardi, un asse di 13 braccia, legname che era stato prestato nelle divici per la cappella Spini di Santa Trinita, dove aveva, sa benissimo, annotata ovviamente, che cortesemente assentisce, che è l'ultima fra l'altro della navata sinistra della chiesa, e degli affreschi appunto in parte scomparsi, rimane soltanto 2 figure con dei profeti e un'annunciazione, e la parola d'altare è poi invitata a Ottava. Bene, quindi vediamo già, insomma, Cosimo Rosselli in azione. Poi alla carta 2 verso, il 28 maggio sempre del 1453, Neri invia Cosimo a disimpegnare due tessuti, un pannamazzo e un panno d'arazzo a verdure con frangia da pè, e non solo, ma anche un mantello da uomo monachino nero, alle livrea degli Spini, che era uno dei 4 banchi di prestito gestiti da israeliti a Firenze. E poi ancora, il 7 dicembre del 1453, quindi sempre in quest'anno, alla carta 4 recto del manoscritto, si comprende come Neri Di Bicci ritiri dal sarto Lorenzo dello Specuto, quindi c'è anche una specie, come si può dire, di panorama socio-produttivo della città, varie misure di panni per fare abiti per i suoi figli e 7 braccia di tessuto verde bruno per un mantello destinato a Cosimo. Quindi vuol dire ci teneva anche, fosse vestito discretamente questo allievo.
E poi l'anno dopo, registrato la carta 7 letto, il 3 agosto del 1454, Neri invia di nuovo Cosimo al litorale a ritirare una cintola d'uomo nera disimpegnata dal banco del Giudeo degli Spini. E poi, alla carta 9 letto, il 24 gennaio, forse questa è la notizia insomma un pochino più cospicua, del 1455, Neri dice: Cosimo e Rosselli si dividono 46 lire e 18 soldi per aver collaborato con Piero del Massaio, Berto, un pittore non meglio identificato, forse qualcuno di voi potrà anche individuare la personalità, Chimenti di Lorenzo, che è il fratello di Cosimo, alla decorazione della spalliera, ossia un arazzo che doveva essere posto sul retro della ringhiera del palazzo della signoria. Quindi questo è un intervento di notevole importanza, insomma. E poi, alla carta 13 verso, leggiamo che il 1 settembre del 55 Cosimo viene mandato di nuovo all'ebreo di Borghese a impegnare un mantello da uomo da portare con uno. E il 26 settembre, sempre di questo anno, Cosimo riporta una cintola a Pagonanza disimpegnata allo stesso banco. Sembra un corriere, una specie, come si può dire, Gondrand in miniatura. E così, di nuovo, il 3 ottobre 1455, Cosimo ha il compito, l'incarico di portare al presto di Santa Trinità, forse già citato Banco degli Spini, un panno di lino per un prestito che aveva ricevuto il pittore di 20 lire. Quindi il 30 ottobre del 55 viene caricato da Nelli Bicci di recare al paiaio Francesco Di Giovanni un colmo da camera, ossia un tabernacolo di funzione privata, come si sa, con la figura della Madonna, per la cui esecuzione il pittore riscuote 32 lire. E poi, il 13 novembre del 55, Nelli Bicci termina, insieme evidentemente a Cosimo, di dipingere l'arazzo per la ringhiera del Palazzo della Signoria. Io dico la ringhiera, ma è l'apostrofo a ringhiera. In collaborazione con Lorenzo Di Puccio, Chimenti di Lorenzo che abbiamo già ricordato, e Chimenti di Piero. Ne riceve 50 lire, di cui 4 ne deve a Lorenzo Di Puccio, 5 lire e 5 soldi a Chimenti di Lorenzo e 2 lire a Chimenti di Piero. Incarica Cosimo Rosselli di portare le somme alla sua bottega. E poi, il 1 marzo del 1456, Neri dice, naturalmente le date sono di stile fiorentino, io le ho riportate allo stile moderno, assume ufficialmente con un contratto Cosimo Rosselli come discepolo all'arte del dipingere. La ricordanza indica che questo impiego nella bottega del Bicci doveva durare un anno con il compenso di 18 fiorini e il contratto è spesso molto chiaramente nelle pagine, anzi nelle carte del manoscritto. Il 1 marzo del 1456 Nelli Bicci congeda Cosimo, che nell'ottobre dello stesso anno parte per Roma, liquidando 5 lire e 12 soldi. Evidentemente il resto del compenso dovuto a Cosimo per il lavoro svolto nella bottega. Nello stesso giorno, però, quasi come un gesto così di gratitudine, in occasione del congedo del pittore, Nelli fa eseguire un mantello per Cosimo dai sarti Lorenzo, Giovanni dello Specchio, abbiamo già sentito in precedenza, e compagni che lavoravano in Calimara. In questa data dovrebbe quindi avere termine l'esperienza di Cosimo Rosselli nella bottega di Nelli Bicci. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che qualche curiosità insomma sia nata anche da questo mio intervento, e ringrazio di nuovo la Presidente e naturalmente anche coloro che mi sono stati pazientemente a sentire per questo mio intervento. Grazie.